Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. In questo non è un gameplay, è un cazzeggio time con GTA ancora con la neve, che mi era rimasto un gameplay, eccole qua. Che cazzo ho fatto sulla spiaggia in costume da bagno? Che cazzo è? C'è la neve, voi state qua, vabbè. Wash goom, wash goom. E niente, comunque volevo dire che questo era un gameplay che avevo già, diciamo che non è che avevo registrato, ma appunto l'elgato registra anche se non si registra, in una specie di memoria time shift, memoria tampone. Quindi mi è rimasto questo gameplay cazzeggio che avevo fatto, quindi ho deciso di dai, facciamo ancora un po' di Babbo Natale, anche se vabbè Natale è già passato, ma fa niente. Come avete visto la spiaggia è piena di gente che prende il sole, anche se nevica, e le strade sono tutte innevate. E tu, bam! E niente. Diciamo che c'è stata un po' di delusione, perché comunque questa specie di DLC, diciamo, è rimasta veramente poco, quindi cioè... è rimasto praticamente solo tra la notte di... tra il 24 e il 25, tutto il 25, e poi già dal 25 mezzanotte, inizio 26, diciamo, per Santo Stefano, ecco, l'hanno già levata. Infatti io mi ero collegato il 26 verso... ecco qua, tiro giù di tutto, verso le 4 del pomeriggio, già non c'era più. Vabbè, per chi non l'avesse vista, eccola qua, comunque è rimasta un po'. Oggi Babbo Natale porta i doni ai bambini buoni e a quelli cattivi, li sparo. E tu con l'elicottero? Scappato bastardo. Però c'è quello là. Tu ne hai fatto il bravo. Tu sei stato cattivo. Ti porto un po' di piombo perché sei stato cattivo. Capito? Bam! Ok, il fucile qua c'è una gettata veramente corta, non riesco a arrivare fino là in fondo, merda. Avvicinati! Avvicinati! Toh! Anche tu sei stato cattivo. Via, via, via. Leviamoci da qui. Decolla, decolla. Con la... la slitta non c'è, quindi devo prendere l'elicottero. Andiamo a farci un giro nella sopraelevata. Vediamo un po' come il nostro Los Santos, un po' tutto. Tra l'altro, come avete visto nel gameplay che ho fatto di Splinter Cell, ho annunciato appunto che il mio microfono è andato un po' a puttane. Nel senso, mi si sono rotte le cuffie, praticamente l'attacco della cassa, se vogliamo, si è rotto. E praticamente è rimasta attaccata solo col filo. E ho cercato di metterla un po' a posto, però si vede che magari nel rompersi si è tirato qualcosa, perché appunto il microfono sembra funzionare, ma la cassa destra della cuffia ho dentro un fischio orrendo. Infatti ho dovuto per forza ordinare una cuffia nuova, perché a parte che questa, mettendola così alla cazzo con lo scotch, cioè col nastro isolante, è rimasta un po' storta, quindi non mi aderisce bene sull'orecchio, quindi mi dà anche fastidio. E poi diciamo che queste Triton qua prendono tanto rumore di fondo, anche se ci ho messo su un filtrino sul microfono, è troppo sensibile, quindi devo sempre perdere anche lì un casino di tempo per ripulire l'audio. E infatti poi farò anche, quando mi arrivano quelle nuove, farò anche un confronto del rumore di fondo delle due. Io ho già delle Turtle Beach che uso come headset per giocare online, wireless, che ho preso insieme a Call of Duty MV3. Purtroppo sono solo wireless o Bluetooth. Ho provato ad acquistare uno di quei ricevitori Bluetooth USB e per il PC, per poterlo usare su PC. Intanto qua vediamo le montagne che sono tutte innevate, e il problema è che funziona, cioè il PC lo vede, per sentire la musica funziona perfettamente, però per quanto riguarda il microfono, anche se gli urlo dentro, non lo caga proprio. E quindi peccato, perché sono delle ottime cuffie quelle lì della Turtle Beach di MV3,
con la sua basetta, dual wifi, veramente fantastiche, le uso io spesso per giocare online o quando gioco la sera per non rompere le palle a chi sta in casa, e funzionano veramente bene. Se potevo usare anche quelle per fare i live commentary sarebbe stato perfetto. E niente, ho ordinato, purtroppo quando ho preso le Triton non c'era molta scelta. Da poco tempo sono uscite delle altre Turtle Beach, le X22, che mi garbano assai. Vabbè, le vedrete poi nell'unboxing che farò. Penso che arriveranno il 31, proprio giusto per Capodanno. Potrò fare un unboxing, un saluto, auguri e che poi. Vabbè, qua innanzitutto non so il mio pilota dove mi sta portando. Io, come vedete, sto giocando online, quindi beh, ovvio, non è la storia. E niente, tra l'altro, come potete vedere nel vostro video schermo, nel lato in alto a sinistra vedete la miniatura della console PlayStation 3, che questo indica che sto giocando a GTA 5 su PlayStation 3. Sotto, nell'angolo sotto a destra, potete vedere la pupa di GTA 5, che questo indica che sto giocando a GTA 5, e il titolo Gen Babbo Bastardo DNA indica che sto facendo il Babbo Bastardo. Ecco, così almeno, vabbè, non me ne frega un cazzo, lo so, ma era così tanto perché sto provando dei nuovi setup, effetti, eccetera. Mi sto divertendo un po' a creare loghi. Non è vero, li ho trovati già così su Google. Dai, non fare il figo che adesso ti crei loghi senza sfondo. No, dai, qualcosina sono riuscito a fare, tipo la scritta Gen bla bla bla. Ho capito finalmente che salvando i file in PNG, yeah, ci sono arrivato, non mi mette allo sfondo, wow. Adesso io vorrei capire dove cazzo sono, perché vorrei anche uscire da qui. Ok. E tra l'altro sto anche usando Sony Vegas Pro 12. Da un giorno, cioè da oggi, 29 dicembre 2013, ore 23:57. Sono preciso, eh? Anche perché voi il video lo vedrete il 30 dicembre, non so quando. Io intanto mi butto a portare i doni ai bambini buoni e uccido i cattivi. Vedete che figata sul mio paracadute, che la parte superiore è... si vede la neve che è rimasta sopra. Infatti vedete che è tutto, diciamo, si vedono i colori, ma c'è sopra quel velino bianco che praticamente la neve. Beh, a parte che era già così quando si è aperto, però ok. Che figata. Dov'è l'aeroporto? Babbo Natale chiede di atterrare sulla pista numero 1. Torre di controllo, Babbo Natale chiede di atterrare sulla pista numero 1. E risponde che se di nessuno io atterro lo stesso, se capisco dove cazzo è la pista. Dovrebbe essere quella? Sì? Ok. Io intanto atterro, Speriamo che lì ogni tanto mi mette il cerchio rosso per l'attacco banda, non so se avete presente. Speriamo che c'è, che così faccio un po' di bordello. Un po' di bordello, dai, fammi fare un po' di bordello. Perché non è che c'è sempre, ogni tanto non c'è, boh, non lo so. Non so per quale arcano motivo non ci sia. C'è! E vai che c'è! E vedete, c'è anche il visto verde, quindi... Wow, codio che mi spiano! Aiuto! Catroia! Mi stavo per spianare contro il muro. Contro il muro. Prendiamo la mia arma, diciamo, portatile. Eccola qua, la mia arma portatile, che si mette praticamente anche nelle borsette, talmente portatile. C'è un tipo, qualcuno da sparare, da uccidere, da fare, disfare. Lì c'è un punto, che bello, eccolo lì. Ta-ta-ta. Ok, iniziamo. Tacco banda, tacca tacca banda. E tu, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni, 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 vieni. Bam!
E vai, attacco banda, vi uccido tutti i bambini cattivi. È arrivato Babbo Natale che vi porta il piombo. Po, po, po. Qui ci sarebbe bene una bella musichetta natalizia, tipo il Jingle Bell o che ne so, però dopo YouTube mi spacca i coglioni col copyright, allora vaffanculo, non lo metto, io non lo canto perché non so cantare, sono stonato come una campana alle medie, in Italia forse le superiori si chiamano, non lo so, ero una ceppa, canto, quindi... E morì! Dove sono? Eccolo là! Sì, mira per terra, Picio! Aspetto che si avvicina un pochettino. Shboom! Sono crudele! Babbo bastardo! E cosa cazzo fate? Adesso vi lancio due caramelle. Una caramella per te. E una caramella per te. Shboom! Shbam! Che bello! E vai. Sì, vabbè. Una cazzata, dai. L'ho fatta così, tanto per. E dai che sono quasi al 73. Sì, lo so che c'è gente che è già a 200 miliardi, mila milioni, però vabbè. Non è che gioco tantissimo. Ma che figata però la neve con le impronte dei pneumatici o quel che è. Ok. Che facciamo? Che faccio? Non so che fa. Idea. Ehi Bella, vuoi farti un giro con Babbo Natale? Sì, va bene. Sali in macchina, dai. Andiamo a fare un giro col Babbo Natale. Vieni a fare un giro con Babbo Natale sulla sua super slitta sportiva. Sono Babbo Natale. Andiamo a fare un giro con Babbo Natale. Vedete, la neve qua è già sparita praticamente. Così, magicamente, sparita. Puff. Sì, boom, ok, che... E ci imbrughiamo qui col Babbo Natale. E qui Genetic DNA vi saluta. Ciao ciao a tutti da... Genetic DNA, e fate bravi. Babbo Natale, scopami Babbo Natale. Almeno posso togliermi il cappello? No, adoro il cappello. Allora. Ho sempre avuto un debole per Babbo Natale. In caso non te ne fossi accorta.